Inizia la prima partita di questo, diciamo, pre-torneo del Crune tra lo Stanques e Birra Real di fronte alle squadre in tenuta nera e Birra Real in tenuta gialla. Subito qui il tiro da parte di De Vivo. Prova a rispondere il Villarreal con il proprio capitano, il numero 27. Il lancio in avanti. Chiude De Vivo. Origina. Ripeto il cognome. Lui con la palla a piede? La Sala. La Sala. Ok. Poi Napolitano. Napoletano. Napoletano. De Vivo. De Vivo. De Vivo. De Vivo. E Serrano, okay. Questo qua. Ok. Avanza di Lon Stanques. Napoletano, c'è De Vivo, non si intendono i due. Ragazzi, dite un attimo i cognomi. Sicuramente mi scordo. Arcucci. Arcucci. Ah, boh, io di Napoli, ma sul foro. Botta. Botta. Marino. Marino. Mungiello. Mungiello. Cerullo. Cerullo. Villani. Villani. Mi ricordo. Avanzi di Lo Stanques. Qui prima il tiro da parte di Marino che termina poco fondo il destro, però hanno molto le conclusioni in queste prime battute, conclusioni dalla distanza di Lo Stanques. De Vivo, ancora De Vivo, prova il destro, Villani, palo e la rete, errore di Villani. Qui poteva fare sicuramente di più il portiere della Birra Real, diciamo leggerezza che è costata caro. 1-0. De Vivo porta in vantaggio Lo Stanques dopo 2 minuti di gioco, complice l'errore da parte di Villani. Ancora Villani, avanza il Villarreal numero 11, posizione, accetta tutto Serrano, dovrebbe essere De Vivo, il tacco, avanza il Villarreal, 2 contro 2, ritornano le maglie del Lo Stanques con De Vivo. La sala, eh? Ah, mi riuscite niente, la sala? Sì, sì, la sala. Okay. Ed è Serrano? Sì. Ok, a posto. Serrano, Napoletano, si fa chiudere, fa avanzare Villarreal. E qui rimessa dal fondo, diciamo Lo Stanques più nel vivo del gioco, mentre Birra Real che cerca più di difendersi e prova insomma a colpire con le ripartenze. Più iniziativa da parte dei neri. De Vivo, qui sbaglia tutto il Birra Real. Napoletano, l'esterno che termina sul fondo, però diciamo Birra Real molto disattento in questi primi minuti di gioco. Birra Real, quindi perde il pallone Lo Stanques, palla in movimento, ingenuità da parte del numero 17 Serrano, il lancio in avanti per De Vivo, fa avanzare ancora il Lo Stanques, la chiusura in qualche modo errata. Serrano per De Vivo, giocano i due, scambiano l'uno sull'out di destra. Pallone rimane lì in contrasto, Napoletano vince quest'ultimo, scarica di dietro per Serrano, il destro, Villani questa volta si fa trovare pronto. Sto qua, come si chiama? Paolo, Botta. Botta, poi? Mungiello. Mungiello. Cerullo. Ok. Piano piano. A centro. Botta. Botta, allaga per Mungiello. Mungiello il destro. La parata di Maiellaro. Anzi no, esterno della rete. Serrano.
Prova a ragionare, serve Napolitano al centro, la palla arriva a lui, la sovrapposizione del vivo. Del vivo si gira, chiuso, ancora del vivo, ci crede? Poi viene chiuso dal capitano del Villarreal. Prova a avanzare, a contro Serrano che lo chiude molto bene. Ottima la chiusura qui da parte del difensore. Escono Serrano e Napoletano per far spazio a Cipollaro, quello che è la maglia del Napoli, come si chiama? De Vivo, ok. Cipollaro prova la battuta a porta, diciamo un po'. Sì. Villani. Avanza De Vivo, scambia per l'altro De Vivo che si accentra, ma c'è fallo. Continua insomma a fare la partita i Los Tanques, che hanno sfiorato i 2-0 in più occasioni. Villarreal, diciamo, molto spento, privo di idee. Deriva la battuta di questo calcio di punizione. De Vivo, il destro alto, termina addirittura fuori dal campo. Il destro di De Vivo, nel frattempo cambio pallone. Rimessa da fondo per il Villarreal. Avanza numero 27, scarica all'indietro per proprio difensore, ritorna da proprio capitano, prova a avanzare in velocità, buono lo spunto personale, salta anche Cipollaro, il numero 27 sul fondo, l'azione personale da parte del capitano del Villarreal, diciamo il più in palla dei suoi in questi primi minuti di gioco. Avanza il Villarreal al centro, la giocata di sponda, esce qui Maiellaro. Pallone tra i piedi del difensore del... qui rischia Los Tanques. La conclusione verso la porta da parte del numero 3 del Villarreal, che non riesce a concludere la rete. Prova a ripartire Los Tanques, fa vedere Capitan Cipollaro. Ancora Los Tanques, il destro, ottima la risposta qui di Villani, che si rifà dopo l'errore del primo gol. De Vivo, il destro, non impeccabile qui. Buona comunque la risposta da parte di Villani. Qui la sponda da parte del capitano dei gialli. Va a ripartire Los Tanques. De Vivo alla battuta di questa rimessa laterale. Scambia per l'altro De Vivo. Si gira molto bene. De Vivo! La deviazione da parte di un difensore giallo. Ed è cambio. Ragazzi, un po' i vostri cognomi? Mangillo, Marino. Mungillo, Marino. E due che sono entrati? Di Napoli. Arcucci. Ok. Lui chi è? Botta. Ok, Botta. Per avanzare. Sarebbe Di Napoli. Di Napoli! La conclusione di Di Napoli. 1-1, Di Napoli, Da parte del numero 10, non è entrato. Di Napoli sull'assist di Botta, provano la reazione la squadra di Capitan Villani. Quindi il pareggio di Napoli, che ha risposto alla rete dei Los Tanques. Napoletano, De Vivo, Botta.
E qui c'è un contrasto forte da parte di De Vivo. Di Napoli, all'indietro per il proprio portiere Villani, che rischia molto di Villani qui. Diciamo forse i piedi non sono il suo forte. De Vivo, cross al centro, Napoli, palla rimane lì. Ancora il numero 10, è entrato molto bene in partita, ancora di Napoli. Una serie di finte di Napoli, allarga per il numero 7, Lina. Allarga per Di Napoli, il tiro di Di Napoli, alto! Buona, diciamo, un altro Birra Real dopo l'ingresso di Napoli e Lina. Lo Stankes che devono prendere un attimo le misure al numero 10, qui napoletano. Poco movimento da parte degli uomini in nero adesso. Napoletano al centro per De Vivo, si gira De Vivo, ancora De Vivo, Lina. Come per Villarreal, botta di Napoli, ancora di Napoli, il destro battuto da Serrano, buona anche la prova di Serrano, diciamo sta gestendo molto bene lì la difesa. Villani. Ancora Di Napoli, ottimo lo spunto di Di Napoli che si accentra. Calcio d'angolo per Villarreal. Il cross di Napoli, napoletano la tocca, la rimessa sarà ancora per i gialli. Botta. Numero 7, un contrasto qui, c'è fallo. Punizione per il Villarreal. Che ora insomma sembra aver preso il comando del gioco. Di Napoli alla battuta. Parte il numero 10, ottima la conclusione di Di Napoli, altrettanto buona la conclusione della risposta di Maiellaro. Esce Di Napoli, diciamo, si tocca anche la coscia, spero non sia nulla di grave perché il numero 10 sta fornendo un'ottima prestazione sui. Serrano, De Vivo, chiuso, si chiudono le maglie gialle, Lina, prova a centrarsi, Lina, Serrano la spazza senza pensarci su. Ancora Lina. E a Uba. Ancora il Villarreal. Avanza il difensore centrale. Serve Lina. Cipollaro qui. Si diventa di controllare il pallone. Errore banale da parte del capitano del Los Tanques. Qui ottimo recupero di De Vivo che può ripartire. De Vivo si ferma. De Vivo chiuso. Molto bene da botta. Ancora il numero 3. Botta. Si fa vedere vicino. Il proprio compagno di squadra. Botta pure a frutto solo. Botta. Conclusione di botta debole, ma comunque buono lo spunto. Invece anche fallo cumulativo. Vediamo che ha 5 falli. Il quinto fallo sarà tiro libero. Ma secondo dischetto. Ma è là. Serrano. Ritorna la prova portiere. Ancora Maiellaro. Cambio. Telefila lo Stankes. Escono De Vivo e Cipollaro. Ed entrano De Vivo. Qui errore da parte del Villarreal. Napoletano. Chiuso.
chiusa l'ultima da botta, se non mi sbaglio. De Vivo, Serrano. Serrano prova la conclusione di punta, tirata dal numero 11. E quindi si riaffacciano in avanti i Nostanques, calcio d'angolo napoletano. De Vivo la controlla, De Vivo può tirare, deviazione in rimessa laterale, parte un difensore giallo. Quindi si vede che controllare il pallone Nina Serrano di sinistro, Villani. Siamo 3-1 con loro. Brutto errore di Villani, è il secondo. Ragazzo qui di Villani, diciamo peggiore del precedente, davvero serata no per Villani. Pallone che era facilmente alla portata e quindi lo Stanks ne approfittano per la seconda volta, passando in vantaggio 2-1. Napoletano di fisico contro di lui botta, Napoletano guadagna, calcio d'angolo. Napoletano all'indietro, si fa vedere Serrano. Serrano il tiro a giro, questa volta Villani ci mette la mano e devia il pallone in calcio d'angolo. Ancora lo Stanks in avanti, destro di Serrano, Villani qui buona la respinta con i pugni. Possesso palla per la squadra di Cipollaro. De Vivo ritorna al proprio portiere, che ritorna da De Vivo, si va a vedere Serrano. De Vivo è indisturbato, ha tempo di ragionare. La pressione qui di Lina, 1-2, qui c'è un fallo infatti sanzionato dall'arbitro. Si batte Serrano, si fa vedere De Vivo sulla fascia. Serrano ritorna al proprio portiere, ancora scambi corti per lo Stanks in difesa. Diciamo, possesso palla prolungato, qui rischia un po' il difensore dello Stanks. Ha fatto movimento Serrano. Serrano rischia, il numero 7 che vuole fare Lina. Lina avanza e chiuso dal ritorno di Serrano, che si rifà del piccolo errore. Secondo il destro secondo dello Stanks. Partita comunque molto equilibrata, i lo Stanks diciamo hanno ecco infatti c'è il 2-2. Cognome? Di Mungiello. Il 2-2. In parità, ristabilita la parità con la rete di Mungiello, diciamo trovato indisturbato in area di rigore. Quindi come sta dicendo, match equilibrato e il risultato comunque è giusto tutto sommato, anche se i Los Stanks hanno creato forse qualcosina in più, però i Birra Real sono stati bravi a sfruttare le occasioni create. Mungiello allaga per il numero 7, 2 contro 1, può sfruttare qui il contropiede Lina. Ancora Lina ha chiuso. Serrano ancora possesso palla da parte dello Stanks, che vogliono aprire le maglie del Villarreal e far allungare forse la squadra di Villani. Il destro qui è murato da Mungiello. Lina, Mungiello sbaglia il tocco. De Vivo, De Vivo si accentra il destro, Villani di piede la respinge. Ancora possesso lo Stanks, Serrano ha spazio per tirare, lascia partire il destro, Villani botta, la allontana,
Cattolo c'è il cambio, entrano De Vivo e Civallaro, escono Serrano e Napoletano. Villani davanti per De Vivo, deve uscire Villani, Villani esce adesso, ma forse c'è il gioco pericoloso, è così, è gioco pericoloso, fallo, fallo. Calcio di munizione, la battuta Villani, Villani lancia in avanti, pallone arriva per Di Napoli che è rientrato dopo, diciamo, il piccolo risentimento di prima. Qui sbaglia tutto difensore dello Stankes sulla pressione di Botta. Civallaro, Civallaro sulla fascia per De Vivo, De Vivo si accentra, De Vivo chiuso molto bene da Marino, prova ad avanzare il capitano del Villarreal, Marino uno dei migliori dei suoi fino adesso. Possesso lo Stankes, De Vivo, De Vivo sulla sua c'è Botta. Civallaro, Civallaro allarga, cambia tutto, si accentra l'attaccante della Stankes, qui tiro destro smorzato. Villani sbaglia tutto a Botta. Di Napoli, Di Napoli si fa vedere Marino, ma c'è, non c'è fallo, comunque c'è un numero del video dello Stankes a terra. Pasca, non sta nicchia. In avanti Botta, la controlla, non riesce sulla pressione di De Vivo, ancora Botta, Marino sbaglia tutto qui, difensore Villarreal, ma fa altrettanto De Vivo. Marino non se ne accorge qui del passaggio del proprio compagno. Il destro da lontano, diciamo, colpisce De Vivo, arriva il pallone sulla sua traiettoria. Marino lascia partire il destro, potente, ma centrale, infatti c'è la risposta da parte di Maiellaro. Il lancio avanti Villarreal, Botta, allarga per il proprio capitano Marino, buono il numero Marino, ma il pallone è per il Los Stankes. Mancano 2 minuti alla fine del primo tempo, il risultato è di 2-2. Match equilibrato comunque. Diciamo difficile vedere chi sarà a spuntarla alla fine. Se lo Stankes di Civallaro o il Villarreal di Villani. Comunque lo Stankes fanno il gioco mentre il Villarreal attende e prova a punire con le ripartenze. Avanza Marino 2 contro 1 di Napoli. Marino contro Civallaro, Marino se la porta al sinistro, capisce le sue intenzioni Civallaro, che non riesce, anzi riesce a evitare il calcio d'angolo. De Vivo contro Botta sulla fascia, De Vivo difficile infatti da tenere qui, quindi sbaglia tutto a Botta, rimedia il suo compagno al proprio errore. In avanti De Vivo e finisce qui il primo tempo, un bel primo tempo. Le due squadre che si stanno dando battaglia, 2-2, ci rivediamo per la seconda frazione di gioco. Oh, non faccio poco. Ma ricordo, dopo vedo. Riparte il secondo tempo dal risultato di 2-2. Tu dici, come si chiama la squadra? Ah, lui due fuori triangolare. Aspetta, no. Che fa partita secca. Però non mi ricordo quello qui. No. Di Napoli. Il tocco di Marino. Tocco sotto leggero.
Quanto basta per spiazzare il portiere? 3-2 del Villarreal, che si trova per la prima volta in vantaggio in questa partita. E i Los Tanques ora devono trovare la rimonta per la prima volta in vantaggio. Qui si inspira un po' e poi la conclusione di destro, diciamo inspiegabile qui, di De Vivo. Lina, ancora Lina, ottimo il numero sulla fascia sinistra. Lina contro Serrano, lo chiude in calcio d'angolo, guadagna calcio d'angolo il numero 7 del Villarreal. Ancora Lina al centro, la chiusura da parte dello Stankes, che prova a ripartire. Ancora lo Stankes qui, ottimo il ritorno di Marino, che lotta. Scusate il cognome suo? No, il difensore. La sala, ok. La sala, il destro, Villani la guarda. Era sulla traiettoria, lascia il pallone uscire, Lina. Numero 7, si serve di Napoli. Ancora di Napoli, va contro la sala e Serrano, li salta tutti e due, di Napoli! Buona l'iniziativa, forse c'è stato un tocco, infatti c'è calcio d'angolo per il Villarreal. Marino al centro, il pallone rimane lì, ormai è l'aereo. La sala riparte, la chiusura da parte difensore Villarreal, e qui c'è fallo di La Sala, diciamo fallo un po' duro, fallo di reazione dopo che aveva perso il pallone. Comunque l'arbitro mette placa gli animi. Di Napoli alla battuta. Di Napoli il destro a giro, ma Iallaro con i pugni la respinge. Però lo Stankes non pervenuti in questo secondo tempo, solo Villarreal al momento. Cipollaro fa qualcosa di strano. De Vivo vince in pallo, quella di partita. Ancora De Vivo. Qui chiede troppo. Serrano, conclusione ribattuta. Rimessa laterale per lo Stankes. Cipollaro alla battuta. Cipollaro al centro per la sala. Ottimo il controllo. La sala. Una giocata al volo. Qui rimpallo che favorisce i gialli. Ancora Villarreal. Tocco sotto. Un rimpallo qui. La parata, diciamo, non bella esteticamente, ma comunque efficace da parte del portiere dello Stankes. Di Napoli si accentra, lascia partire il destro, colpisce in pieno Cipollaro. Serrano, la sala sull'otto di destra, riesce a superare Marino. Riparte la sala, si può vedere sulla destra Serrano, la sala, prova la conclusione, iniziativa personale. Ma che ne hai dicevi così? Ancora Villarreal. Il lancio, il tocco sotto nella terra di nessuno. E nel frattempo c'è cambio. Entrano De Vivo e Napoletano, escono Cipollaro. Cipollaro è la sala. Serrano. De Vivo, il pallone che filtra sui piedi di Napoletano. Qui diciamo si lamenta di un tocco De Vivo. Il tocco sotto, si fa vedere Capitan Marino, la sponda dove c'è Di Napoli, ma c'è Serrano che la tocca prima di lui. Napoletano, Serrano, lascia partire il destro, Villani
La lascia uscire fuori. Dina. Per Di Napoli. Prova a girarsi. Buona il tocco per Marino. Su di lui c'è la sala. Marino si gira ma viene chiuso. Napoletano. Si va a vedere sulla destra. De Vivo. Rimessa per i neri. Urgas Vavre. Napoletano. Al centro capisce tutto. Mina. Avanza il numero 7. Chiuso. E guadagna anche rimessa laterale. De Vivo. Serrano. Ragiona un attimo. Ancora il difensore dello Stankes. Serve poco pari di reparto. De Vivo. Allarga nuovamente per Serrano. Serrano il esterno, serve De Vivo centralmente. Che si gira, fa partire il destro. Si spegne sul fondo. Destro di Serrano. Per il proprio difensore. Diciamo rischia un attimo qui il Villarreal, ma poi se ne esce molto bene con il numero 7. Lina lascia partire il destro. Rimessa laterale, ancora per i gialli. Ancora Lina. Per Marino. Smette, fa sedere De Vivo. Poi ritorna dietro direttamente da Villani. Ancora il Villarreal. Allaga tutto Di Napoli. C'è Marino solo. Di Napoli prova il numero. Qui pretende troppo forse. Deve servire subito Marino, che ritorna molto bene qui su De Vivo. Diciamo lo Stanke si sono un po' disuniti. Dopo un bel avvio. Marino. Nina. Lo sa, ecco, si sono disuniti. Diciamo devo un attimo trovare la calma e ragionare. Non devono, bello però! Diciamo innervosissi tra di loro. Perché fa così? Scipollaro. Marino Di Napoli. Di Napoli, giocata di suolo, ottimo il suggerimento per Marino. Il pallone rimane lì. Di Napoli firma il 4-2. Doppietta personale per il numero 10. Ma ottima azione sull'asse Marino di Napoli. 4-2. Ma tutto parte dall'invenzione del numero 10 del Villarreal. E ora lo Stankes, che si trovano di due gol sotto e sono costretti a rimontare. Questa volta non uno, ma ben due marcature. Villani. Serve, sbaglia tutto qui il Villarreal. De Vivo, contrasto che vede, diciamo, vincitore. In avanti qui De Vivo e Maiellaro. Diciamo, momento intervento che sottolinea un po' la fase di confusione all'interno dei uomini del Lost Tankes di Napoli. Chiuso da Serrano. Napoletano lotta a centrocampo, ne esce vincitore qui il Villarreal con Marino che prova un sombrero. Ottimo lo stop di Marino, ottima la giocata di Marino. Qui Serrano ci mette una pezza e poi Di Napoli sul destro, la domestica di Napoli prova il tiro a giro che termina alto. Dieci minuti di gioco. Villarreal 4, lo Stankes 2. Diciamo non pervenuti lo Stankes in questo secondo tempo. De Vivo. De Vivo. Salta Marino. Tunnel di De Vivo. Che giocata. Ottima. Lo spunto di De Vivo. 4-3. De Vivo. Bellissimo gol davvero. Tunnel ai danni di Marino, se non erro. Gol e conclusione sul primo palo che trova la rete. 4-3, è partita che si riapre. Nel frattempo entrano Botta e Mungiello. Mungiello rischia qui sulla pressione di Napoletano. Deve stare attento a non commettere questi errori di disattenzione. Il Villarreal. Mungiello serve il numero 7.
di Napoli, velo per Mungiello, che forse non aveva capito le intenzioni del suo compagno. Possesso palla lo, sì, lo Storos, la Sala, Mungiello in avanti, non si intende con il proprio compagno. La Sala sulla pressione di Botta, la Sala se la cava in qualche modo, la Sala ne esce molto bene, ancora la Sala, qui c'è fallo. Oggi buttiamo, è di secondo. Destro di La Sala, alto. Ci provano molto con queste conclusioni dalla distanza i uomini di Cipollaro. Vuoi Vale? Sì, sì, al bar. Ma Lina, sì, è poi singola. Botta, Botta sbaglia tutto, sempre napoletano. Sì, e poi si è triangolato. Oggi sta Raimondo. Sì, sì, Arenaccia, quarta municipalità e poi Lions. Ah, ok. Allora, vado delle gambe. Villani, serve corto Botta, al centro per Mugello. Mugello di Napoli, 1-2, ottimo, Mugello! Ottima l'occasione creata ancora una volta da Di Napoli e Mugello, questa volta era provata a battere la rete, conclusione riuscita di poco fuori dallo specchio della porta. Comunque sono micidiali, birra, micidiali, birra Real, con queste diciamo iniziative offensive. Comunque partita totalmente aperta, perché lo Stankes è sotto solo di una rete, soprattutto nel calcetto. Sappiamo che diciamo, il risultato può cambiare da momento atto. Qui contropiede, capisce tutto Lina, che incespica sul pallone e poi la fa sulla Villani. Ancora il numero 7, salta De Vivo, c'è la Sala, la Sala serve Napoletano, che è solo Napoletano, sbaglia tutto. Diciamo inspiegabile ciò che ha fatto Napoletano. E qui altro errore anche del Villarreal con Mugello. La Sala prova il sinistro sul fondo. Molti errori di disattenzione soprattutto da parte di entrambe le squadre. Soprattutto Napoletano prima doveva assolutamente sfruttare meglio il suggerimento del compagno. Qui Cipollaro la tocca, la Sala avanza, si vuole discreto nel centrocampo, la Sala si va a vedere Cipollaro. Cipollaro, il tiro di prima intenzione che termina alto di Napoli. Si va a vedere Mungiello sulla sinistra di Napoli, qui sbaglia la misura del passaggio. Napoletano, il pari trovato da Napoletano per il 4-4, risultanza l'arciere di Napoletano. Coraggio, trovato la freccia nell'arco per il 4-4 e il risultato nuovamente in parità, questo che sottolinea appunto l'equilibrio che c'è in campo. Mugello per avanzare, Mugello subisce un pestone, c'è fallo infatti. Nel frattempo l'arbitro comanda i cambi, entrano Serrano e De Vivo, mentre il Villarreal non c'è nessun cambio ed escono qui capitan Cipollaro, mamma, ci stare fuori perché e la Sala. Gaetano, vai, 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 bello, passa sta palla, ovviamente te spalle si mette paura. Il destro da parte di Napoli, 10 Serrano, De Vivo, ancora De Vivo, De Vivo prova a centrarsi, De Vivo chiuso dal numero 7, Napoletano, il tocco sotto, non riesce ad arrivare sul pallone De Vivo, Botta, questa laterale per Villarreal. Volta il passaggio un po' corto, infatti l'intercetta De Vivo,
De Viva allaga per Napoletano. Napoletano si accentrano, ferma il numero 11 Mungiello. Mungiello avanza, se la chiama di Napoli. Mungiello prova l'iniziativa personale, forse potrebbe essere un po' più altruista in questa occasione. Serrano a chiusura da parte del numero 7. Mungiello allaga per il numero 3 Botta, il pallone arriva sulle piedi, Botta allaga per il numero 7, la finta, il tiro alla rete, conclusione fortunosa da parte di Mina ed è il 5-4. Il pallone è terminato lì dove non c'è potuto arrivare il portiere del Los Tanques, qui fortunato il Bigarial, ma quello che conta comunque è la rete. 5-4. De Vivo, De Vivo non riesce a passare su Lina. De Vivo, ottima qui l'avanzata di Lina, pallone un po' arretrato, Botta di Napoli, serve ancora Botta, controlla, però presenza il pallone da parte di Maier di Napoli, l'anticipo di Mungiello. Mungiello riparte di Los Tanques. De Vivo, De Vivo non si intende con Napoletano, Mungiello sbaglia tutto, Napoletano non riesce a tenere il pallone in campo. Nello, Cristazzi, difesa laterale per il Villarreal, numero 11 in avanti per Di Napoli. Di Napoli prova il pass, l'assist per Mungiello, qui il pallone rimane lì, rischia molto lo Toros che poi ripartono. Napoletano è solo, Napoletano si allunga il pallone, l'uscita di Villani, De Vivo, il pallone rimane lì, diciamo non si capisce tanto in questa circostanza. De Vivo si gira, l'arbitro qui chiama un lascia, quindi sarà un fallo, una punizione a favore del Villarreal. Villani, Villani tocco sotto, non ci arriva Mungiello. Uomo, sai Genello, sai, dai, il pallone rimane lì, De Vivo, Villani, seconda buona uscita tempestiva qui, ma Mungiello di Napoli, 2-1 di Napoli, di Napoli perde diciamo una frazione di secondi che gli costano tanto perché non riesce a servire Mungiello. E qui siamo già dall'altra parte, Serrano, il destro chiuso da Lina, cambio qui per il Villarreal, il cross al centro, la tocca a Villani, De Vivo per l'altro, De Vivo, Mungiello se la chiama di Napoli, il pallone arriva per Di Napoli, ma qui c'è un ottimo posizionamento di Maiellaro. Serrano, il destro, termina in calcio d'angolo. Esce Di Napoli per far spazio al numero 21 Marino. Botta, ancora Botta, centro Mungiello, si va a vedere Marino, Serrano tocca il pallone, allora riesce a tenere in gioco. Mungiello si gira, Mungiello
ritorna sui suoi passi De Vivo, ancora Mungillo, di tacco, Cipollaro, non riesce a tenere il pallone in gioco e quindi la rimessa ancora per il Villarreal. Marino contro la Sala, Marino allarga per Mungillo, la stoppa, il destro chiuso da Cipollaro. Il sinistro di prima intenzione fa sua facilmente il portiere dello Stankes, la Sala. Ancora la Sala, avanza, rimessa laterale. La Sala, conclusione alta. La Sala, Marino, Villani. Villani la spazia in avanti, non ci arriva Mungillo. Mancano circa 3 minuti alla fine del match. I Lostoros devono insomma inventarsi qualcosa per poter trovare il pareggio. La Sala, il 3, il Villarreal. Beh, buono qui l'assist di Mungillo per Marino, che probabilmente chiude qui il match. Il capitano che trova forse la doppietta personale, 6-4, la rete di Marino sull'ottima sponda però di Mungillo, davvero in forma il tridente del Villarreal, Marino, Mungillo, Di Napoli, tutti e tre autori di un'ottima prestazione. Qui botta indisturbato, non è riuscito il pallone. La Sala contro Marino. De Vivo, ancora De Vivo, prova ad avanzare. De Vivo vince un rimpallo. De Vivo, Villani. Finisce qui il match. Il Villarreal di Villani si aggiudica questa amichevole per 6-4. Una partita equilibrata, alla fine sono i gialli a spuntare.